È un decreto che favorisce l'immigrazione clandestina in un momento nel quale l'Italia è in particolare sofferenza, le imprese e le famiglie sono in ginocchio. Questo governo pensa ai decreti sicurezza, ad abolire i decreti sicurezza, a favorire l'immigrazione, a favorire il business dell'immigrazione e non pensa invece a quello di cui ha bisogno l'Italia. In questo hub, durante appunto le ondate più grandi dell'immigrazione, questo posto è arrivato a contenere addirittura 1000 persone che vivevano in condizioni disumane, a differenza di quando era CIE, dove ci stavano semplicemente 90 persone e veniva criticato perché si diceva che le condizioni appunto erano inumane. Favorendo l'immigrazione, favorendo gli sbarchi, non si fa neanche e non si aiuta neanche queste persone che muoiono in mare o vengono qua a vivere in condizioni disumane o addirittura finiscono nell'immigrazione sfruttata dalla criminalità, a spacciare droga nei parchi e a creare tanti problemi alle comunità locali. Noi vogliamo che vengano mantenuti i decreti sicurezza precedentemente varati dal governo giallo-verde, perché hanno bloccato in quella fase l'immigrazione. Di più, noi vogliamo addirittura che ci sia il blocco navale. Quelle navi non devono partire, non ci devono essere più morti in mare.